Grazie. Prego. Pace e bene, carissimi amici, siamo nella famiglia di Michele e Claudia, che ringraziamo di accoglierci. Il Vangelo di domani, 14ª domenica del tempo ordinario, comincia così, con una notizia. In quel tempo il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due, avanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Luca distingue nettamente questo invio dei 72 discepoli dall'invio dei 12 apostoli precedente. E questo è molto importante perché vuole dire che Gesù non invia solo ad annunciare la buona novella agli apostoli, oggi i loro successori, cioè i vescovi e noi preti, ma tutti i battezzati. Il Papa Giovanni Paolo II ha rivolto un pressante appello a tutti i laici cristiani cattolici in una lettera dove applica ai laici le parole di Gesù: andate anche voi nella mia vigna. Però questa volta, carissimi amici, io vorrei soffermarmi su un dettaglio di questa parola. Li mandò a due. Perché Gesù li manda a due? La risposta che si dà di solito è perché devono testimoniare l'amore reciproco, e meno che tra due persone non ci può essere amore, vero? E Gesù l'ha detto: da questo riconosceranno gli uomini che siete i miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Quindi la carità è la prima testimonianza. Però oggi, nel contesto dell'invio dei laici, della promozione del laicato, questa frase potrebbe acquistare un significato nuovo. Li mandò a due, cioè a coppia, marito e moglie insieme. Grazie a Dio ci sono sempre più coppie oggi che rispondono a questo appello, cioè compatibilmente con i loro doveri di Stato si mettono a disposizione con gioia anche loro per la catechesi, per animare le realtà terrene, per portare una testimonianza sul lavoro dove noi preti non possiamo arrivare. E una di queste coppie è proprio quella di Michele e Claudia, ed è per questo che siamo venuti oggi a commentare il Vangelo in casa loro. Claudia, pensate un po', mi ha trascinato a Pasqua scorsa in tribunale e io, per vendicarmi, questa volta l'ho trascinata in televisione. Claudia, vuoi spiegare come mai è avvenuto questo? Allora, premesso che io lavoro in tribunale, sono cancelliere in tribunale, e questa non è la prima volta che io, insieme ad altre colleghe, cerchiamo di organizzare un'eucaristia proprio in un'aula di tribunale. L'ultima volta abbiamo chiamato lei e con piacere ha accolto la nostra richiesta. Ma la cosa bellissima in questo che si fa di questa eucaristia è che, per esempio, l'ultima volta abbiamo riscontrato veramente delle testimonianze, abbiamo proprio riscontrato di alcune persone alle quali la parola di Dio è arrivata. È incredibile come la parola di Dio cade nei posti più impensati ed è per forza intrinseca, porta frutto. Michele, che cosa fa? Io, come lavoro, faccio l'amministratore di condomini. È un ambiente abbastanza in cui tutti, molti hanno paura di questo, perché le esigenze delle persone sono tante. Mm-hmm. Ma anche per la Chiesa, per il Regno, oltre che per il lavoro? Per il Regno, sì. Noi proprio in questo tempo, io faccio parte di una realtà, insieme anche a mia moglie, della Chiesa, suscitata dal Concilio Vaticano II, e proprio in questo tempo andiamo a due a bussare alle porte annunciando la pace e l'amore di Gesù Cristo. Non però questa volta marito e moglie. No, due uomini... Due donne, donne e uomini. Andate quindi separatamente. Separatamente. E vi accolgono nelle case? Troviamo molte case chiuse, case con tanti catenacci, la paura. Quelli che vi aprono, che cosa fate? Generalmente ci aprono quelli che meno pensiamo, quelli che magari nel palazzo ci dicono: ma quello è inutile che bussate, che non vi apre. E invece noi bussiamo a tutti, e chi ci apre è contento di ascoltare una parola, di ascoltare, di fare una preghiera insieme a noi. Io penso però che, spesso, se ho capito bene, non è stato sempre così tra voi, è vero? C'è stato un cambiamento a un certo punto della vita. Vuoi dirci, questa è la seconda vita pubblica, Michele, cos'è che è intervenuto? Dunque, è intervenuto che Dio si è fatto conoscere da me, in pratica. Io stavo lasciando mia moglie e mia figlia, perché volevo fare una vita per conto mio, in campagna, tranquillo. E il giorno prima di andarmene da casa, proprio, sono passato davanti alla parrocchia, ho letto un cartello:
sono entrato ad ascoltare delle persone come me che mi parlavano di Dio e sono passati 15 anni, sono felicissimo di stare con mia moglie, abbiamo avuto altri due figli e il Signore si è fatto conoscere. E Claudia come ha reagito a questo cambiamento? Ah, decisamente ho reagito benissimo, sì. Perché il cambiamento è stato migliore, evidente. Diciamo, evidente e positivo, molto positivo. E mentre prima, per esempio, non faceva nulla a casa perché probabilmente reputava che queste non erano cose da un uomo. E dopo ho visto che mi aiutava, ma mi aiutava in un altro modo, con il cuore. Ma benissimo. Ti sei lasciata convincere subito? No. Sono passati addirittura 4 anni. Poi il miracolo probabilmente è stato il secondo figlio, il battesimo di Emanuele, che mi ha colpito molto, per cui l'ho seguito. Adesso perché siete... ho visto che era vero. Che proprio. Il cambiamento era vero. Sì, è proprio vero che il Signore ci cambia. È vero. Sì. Ma molte, quasi tutte queste famiglie che si rinnovano come la vostra a un certo punto, poi ripartono da capo, come si vede, e partono da qui, che hanno ritrovato Dio, e Dio dà la speranza, sì. La gioia di stare insieme. Bisognerebbe dirlo a tutto il mondo, però chi ascolta, almeno voi che ascoltate, credeteci. Adesso che avete fatto la vostra confessione, dove era meglio che i figli non ascoltavano, possiamo proseguire la nostra riflessione andando da loro. Va bene? Sì, sì. Andiamo. Claudio, vuoi presentarci le tue perle? Sì, Marianna, Emanuele e Sara. Adesso chiediamo anche a questi teenagers di sorbirsi un po' una predichetta, ma loro sono bravi. Adesso che sappiamo che l'invio di Gesù è rivolto a tutti i discepoli, possiamo anche vedere un po' le direttive che Gesù dà nell'inviare i suoi discepoli. È interessante notare che Gesù non comincia spiegando quello che devono dire, ma quello che devono essere, come devono essere. Ma ascoltiamo adesso Claudia, ci legge il brano del Vangelo. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né bisaccia, né sandali, e non salutate nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui. Altrimenti ritornerà su di voi. Adesso sapete perché nell'entrare ho detto pace a questa casa, perché è Gesù che nel Vangelo che suggerisce di dirlo. Non a tutti Gesù chiede questa radicalità di lasciare tutto, di andare senza portafoglio, senza bisaccia, senza sandali. Quello che chiede però a tutti, anche a voi laici, è di assorbire lo spirito di queste prescrizioni. Per esempio Gesù dice andate come agnelli in mezzo ai lupi. Cosa vuole dire questa bella metafora? Bisogna andare con dolcezza, con pazienza, non con arroganza. Il Vangelo non si può evidentemente imporre, si può solo proporre. D'altra parte l'esperienza dice che finché rimaniamo agnelli il potere di Dio è con noi. Quando vogliamo diventare lupi, il potere di Dio ci abbandona e siamo perdenti. No?